Buona giornata, oggi un appuntamento con un personaggio della Mesia, anche di un certo spessore, possiamo dire, sia a livello legale che a livello politico. Ha fatto sempre la sua parte in silenzio o rumoroso, decidete un po' voi. Certo che lui è un tipo molto vulcanico, è passionale, è una passione che arriva dalle origini, dalla famiglia, che è l'avvocato Cesare Pena. Cesare Matarazzo, nonché civilista e penalista, avvocato e nonché dirigente di Fratelli d'Italia a livello provinciale. Esattamente. Allora, avvocato, innanzitutto Buona giornata, Giovanni. la Buongiorno. ringrazio per essere venuto qui nei nostri studi. Grazie a te per il cortese invito che ho accettato con grande slancio, assolutamente. Molto, molto contento di ritrovarti e di rientrare nuovamente nella tua televisione, nella tua trasmissione che seguo con grande Siamo attenzione. contenti di questo. Bene, bene. Siamo contenti. Io so che lei si sta preparando, oppure il movimento sta preparando tutto per quanto riguarda le fasi amministrative delle città della Lamezia Terme, dove lei è sempre l'occhio attento sulle città, anche Certo, sì. Esattamente, se non fa parte dell'amministrazione o del consiglio comunale. Giovanni, sai benissimo che il mio impegno viene intanto da un impegno civico e sociale che abbiamo concretizzato con grande forza nella protesta per la difesa del nostro tribunale. E da lì, diciamo, abbiamo portato avanti un impegno che poi si è tramutato dall'impegno civico a un impegno politico, con coerenza rispetto al percorso che ha fatto da sempre la mia famiglia, sempre nell'area di destra. Centrodestra, sì. Ora centrodestra, ma la mia famiglia viene da un impegno importante, da mio nonno, mio padre, Movimento Sociale, Alleanza Nazionale. Mia sorella è stata eletta nella giunta Scaramuzzino come presidente di circoscrizione, prendendo 700 voti con l'Alleanza Nazionale. E quindi continuamente su quella linea già data, ho valutato di entrare in Fratelli d'Italia, che è il partito che mi appartiene, e con un impegno in questa fase come dirigente. Insomma, a casa sua si è parlato sempre di Bene. politica, però da parte destra. Perché Sì, ma perché la politica. la sinistra e il centro-sinistra non gli è mai passato per la testa? Perché sono concezioni storico-culturali che alla nostra famiglia non sono mai appartenute. Ci siamo sempre Dai tempi identificati. dell'Unirante, possiamo dire. Esattamente. Mio nonno era molto amico di Raffaele Sì, Valenzise, mi ricordo. veniva spesso, il senatore Valenzise veniva spesso a cena a casa di mio nonno. Quindi diciamo c'è stato un impegno sempre ideologo di valori appartenenti alla destra, perché abbiamo concepito sempre la politica come un qualcosa di sano, non come qualcosa diciamo, da cui stare lontano. La politica è impegno sociale, la politica e l'elevazione di una comunità, quindi noi proveniamo da questo tipo di forma mentis mentale. E così è arrivato il mio primo ingresso nel 2015 in Fratelli d'Italia con l'amico Rosario Aversa, abbiamo condiviso alcune battaglie e poi successivamente è proseguito fino a tutt'oggi, dove attualmente io ricopro il ruolo di dirigente provinciale insieme alla mia coordinatrice Banda Ferro, insieme al consigliere regionale Antonio Montuoro e al vicepresidente Presidente della Regione, l'onorevole Filippo Pietropaolo. Ricordiamo che il vostro movimento di Fratelli d'Italia è un movimento che si muove tanto, Sì. innanzitutto perché come sottosegretario al governo abbiamo la nostra, diciamo, dico la nostra non per motivi Non politici, come amica, sbaglia a dire la nostra. Sì, perché è certo. un'amica di vecchia data, e c'è una grande stima sia con noi che Certo. con la nostra redazione televisione, Banda Assolutamente, Ferro, sì. che devo dire. In questo suo governo, in questa sua parte di governo, come sottosegretario voluto dalla Meloni, sta facendo una parte importante. Assolutamente. Ha attivato molte cose riguardante la nostra provincia, la nostra città. Esatto. Ricordiamo ultimamente, per quanto riguarda, è stata lei che ha portato i soldi, ha fatto arrivare i soldi per il nostro santuario Sant'Antonio. Esattamente, sì. Insomma, sono cose importantissime. Sì. Perciò la politica,
quando si fa veramente la politica, Certo. arrivano i risultati. Si danno risposte. L'onorevole Ferro, Vanda, è sempre stata molto attenta al comprensorio di Lamezia Terme. Ogni volta che c'è stata una problematica, lei si è spesa tantissimo. Adesso ha questo ruolo molto importante, meritatissimo, perché è una persona che della politica ne ha fatto una missione di vita. Quindi ha un ruolo autorevole nelle istituzioni di questo governo e sono sicuro che il suo ruolo accrescerà sempre di più. È autorevole non solo a livello istituzionale come sottosegretario, ma ti assicuro, Giovanni, che lei è molto autorevole anche nel partito a livello nazionale. Giorgia Meloni, quando si parla di Calabria, assolutamente pensa a Bandaferro, non ci sono altre misure. È una persona molto autorevole e può fare molto per questo territorio. Noi abbiamo questo collegamento diretto con lei e puntiamo a realizzare qualcosa di importante anche per questa città. Adesso sarà un anno, un inverno molto caldo, anche se si dice che sarà freddo, però freddo di temperatura, ma caldo politicamente. Metaforicamente parlando, sì. Perché, parliamoci chiaro, con i moti carbonari in questo momento si stanno facendo le formazioni sotto sotto. Sì. È inutile nasconderlo, Certo. no? Ognuno sta cercando di proporre il proprio nome, chi non è d'accordo, chi è d'accordo, il nome viene bruciato, non viene bruciato. Insomma, si fanno i nomi, si gioca. Esatto. Diventa un gioco per il momento, Sì. poi si fanno le cose serie nei prossimi mesi. Voi come vi state comportando in questa fase di preparazione per la campagna, la prossima campagna elettorale sul Comune di Lamezia Terme, come Guarda, movimento? sì, certo, guarda, noi come partito intanto partiamo da un dato, che è quello delle ultime votazioni alle europee. Fratelli d'Italia ha consacrato la posizione di primo partito in città, quindi partiamo da un dato già autorevole e importante sulla luce di un consenso che abbiamo ricevuto sul campo. Quindi ci stiamo muovendo con una serie di interlocuzioni. Interlocuzioni che riguardano un po' tutta l'area di centrodestra, perché è chiaro che il centrodestra finalmente vuole ritornare a Lamezia ad esserci quella fase politica importante, che dia continuità con il governo regionale e che dia continuità anche col governo provinciale. Cioè, da quella fase che siamo passati, in cui c'era un civismo importante in città, adesso la politica ha ripreso le proprie posizioni. Quindi Fratelli d'Italia sta avviando una serie di interlocuzioni, che poi è chiaro che in autunno diventeranno sempre più importanti e Fratelli d'Italia Poi sta, matureranno man mano. esattamente, stiamo cercando di tracciare un percorso finalizzato a due componenti. La prima è quella di creare questa volta un movimento che abbia comunque un taglio anche di facce nuove, di giovani che diciamo dalla politica un pochino si erano allontanati. Su questo le voglio fare una domanda, sui Sì, giovani. Finisca che finisco dopo. questo concetto. Dunque, Lamezia parte anche da un dato che è molto preoccupante, che noi valutiamo molto, che è quello dell'astensionismo. Ora, è chiaro che una votazione europea, così come una votazione alle politiche, coinvolga di meno rispetto a una votazione che può essere quella delle comunali e delle amministrative, perché è chiaro che ci sono dei candidati che si muovono sul territorio, hanno le loro famiglie e quindi il coinvolgimento è maggiore. Però, nonostante ciò, dobbiamo comunque far capire alla città che c'è una parte sana di politica che vuole fare davvero qualcosa per questo territorio e che cerca di dare una svolta di cambiamento al governo della città, con una coalizione politica importante, non escludo anche la guida di Fratelli d'Italia, nell'ottica di centrodestra, perché abbiamo tutte le carte in regola, e in più con un collegamento importante con la Regione Calabria, perché da soli non si va da nessuna parte. Cioè allora lei mi fa capire che sarete insieme alle altre, diciamo, Alle forze alle politiche di altre forze centrodestra, ma politiche di certamente, centrodestra, assolutamente farete sì, cioè un gruppo. il centrodestra viaggia Ma voi unito. avete qualche nome da proporre Ci sono eventualmente delle, a questo gruppo? sicuramente al tavolo delle interlocuzioni saranno portati dei nominativi su cui stiamo lavorando. Quindi certamente Fratelli d'Italia farà la sua parte, ma certamente si lavorerà in un'ottica di coalizione, di squadra, cioè il centrodestra ovunque si è presentato, ha sempre determinato un gioco di squadra, mai un gioco a spaccare o a dividere. Quindi sicuramente ci sarà una coalizione importante di centrodestra con un candidato a sindaco. Volevo fare una domanda appunto prima dei giovani. I Sì. giovani,
so che è nel vostro movimento, si forma proprio, c'è una, si formano i giovani, una scuola politica, voi sì. formate il giovane alla politica, e non ci sono il ragazzino che arriva, la persona che arriva, si candida e prima che entri nel vostro movimento dovete sapere che quel ragazzo, quella persona, conosca come funziona il movimento politico e gli obiettivi che voi volete raggiungere. Esatto, Giovanni. Cioè, Fratelli d'Italia, alla luce dell'esperienza che noi abbiamo maturato nel corso degli anni... Ma e poi l'esperienza delle Meloni. Assolutamente. Giorgia Meloni ci tiene molto, ma così come ci tiene anche Giovanni Donzelli, che è il responsabile esatto. nazionale delle autonomie locali. E noi puntiamo molto non solo a far entrare persone che abbiano una formazione politica, ma che comunque facciano un percorso all'interno di Fratelli d'Italia. Nel senso che, cioè, una volta che tu aderisci al movimento, in questo movimento tu possa avere un iter che ti porta poi eventualmente ad effettuare una candidatura, ma una candidatura programmata, condivisa, con competenza, perché dobbiamo formare, avvicinare i giovani, ma li dobbiamo anche formare a capire cosa sia un consiglio comunale, uno statuto comunale. L'apparato amministrativo è complesso, quindi non basta avere, diciamo, un consenso diffuso nell'associazionismo tra gli amici. Perché poi arrivano i fatti. Esatto, serve la competenza. Quindi Fratelli d'Italia non solo sta cercando di far avvicinare una serie di giovani che abbiano un percorso già tracciato e delineato con passione, ma anche sta cercando di formarli per avviarli a un percorso, diciamo, preparato e condiviso. Ma sono d'accordo, io mi ricordo quando la Meloni non era Presidente del Consiglio, si accingeva a entrare, è stata Fratelli d'Italia, insomma, segretaria, poi Presidente del Consiglio, però nel momento delle elezioni di Presidente del Consiglio mi ricordo che i grossi politici, anche in Europa, non davano un dollaro bucato per la Meloni. Certo. Dicevano la sua incapacità, la sua non preparazione, quando lei, e lo stiamo vedendo con i fatti, anche se qualcuno dice di no, vabbè, ci sono, le critiche ci sono, ci sono sempre, lei sta facendo vedere che è una donna autorevole. Assolutamente. Una donna autorevole che si fa rispettare a livello mondiale. Certo. E questo è importante. Assolutamente sì. Ma lei, perché nessuno ci credeva, e ancora qualcuno non vuole crederci, esatto. Però è una donna che veramente ha fatto vedere che l'Italia ha proprio tutti i fondamenti giusti per andare avanti e governare anche l'Europa. Esatto. Giorgia Meloni viene da un percorso, diciamo, di quello di cui parlavamo, ha fatto una complessa e faticosa gavetta politica che l'ha portata a formarsi. Non dimentichiamo che lei ha ricoperto il ruolo di ministro già nel primo governo Berlusconi, certo. nel 94, ed era una giovanissima ministro, ha competenza da vendere e ha valori importanti che porta da anni, e adesso per la prima volta l'Italia sta incominciando nuovamente ad essere autorevole a livello internazionale, così come lo sarà anche in Europa. Adesso l'indicazione del ministro Raffaele Fitto come commissario europeo, un ministro che ha fatto un lavoro, Giovanni, egregissimo. Cioè, sarà ministro? Poi questo sarà oggetto di un rimpasto governativo, ci sono tante figure. Guarda, si fanno tanti nomi, non voglio, diciamo, spendere nessun nominativo, però ci sarà sicuramente, non sarà facile ricoprire e sostituire il ministro Fitto, perché è stato autorevolissimo. Cioè, noi abbiamo avuto le prime rate del PNRR, lo abbiamo rimodulato e l'Italia è stato il primo paese nella comunità europea ad avere le prime rate. Adesso liquideranno la quinta rata, non ci credeva nessuno perché dicevano che dopo il Covid non si poteva rimodulare il PNR. Lui è stato così bravo ed autorevole ad aver portato a casa una serie di finanziamenti importanti e l'Italia può beneficiare di tutto ciò. Quindi avremo questa autorevolezza anche europea, e si spera di avere anche il vicepresidente, perché Giorgia Meloni punta ad avere la vicepresidenza della comunità europea. Qualcosa che qualche anno fa ce la sognavamo, eravamo la Cenerentola dell'Europa, perdevamo credibilità e avevamo l'autorevolezza della Merkel e di Macron, Francia e Germania. Adesso l'Italia sta dicendo la sua in modo importante grazie a Giorgia Meloni e grazie a Fratelli d'Italia. Però devo dire che molti suoi avversari politici, parliamo di centro-sinistra, non solo,
Dicono che la Meloni, prima di vincere le elezioni e passare Presidente del Consiglio, aveva promesso lo stipendio più alto, le pensioni, tutte queste cose che poi non sono state, insomma, attuate. Ed è la maggiore accusa che gli fanno, di tante promesse fatte e non mantenute. Lei cosa ne pensa? Guarda Giovanni, noi abbiamo portato avanti in sede di votazioni politiche un programma, che era un programma molto articolato e che riguardava molte tematiche, con una serie di riforme importanti per cercare di modernizzare l'Italia. E quelle riforme sono, diciamo, il faro di riferimento di questo governo. Noi stiamo portando avanti, abbiamo fatto anche dei gazebi informativi un po' per tutta l'Italia, l'altro giorno, settimana scorsa, è stato fatto anche alla Lamezia Terme, per spiegare alle persone che abbiamo ricevuto un mandato elettorale, una fiducia politica, in forza di un documento programmatico che era il nostro programma di governo. Questo programma di governo prevedeva una serie di riforme, tra cui l'autonomia differenziata, la riforma del premierato, la riforma del fisco, la riforma della giustizia, poi ce ne sono anche tante altre, ma queste diciamo sono quelle più importanti nella scaletta. Queste riforme questo governo sta cercando di portarle avanti con molta serietà, rispettando quel mandato politico che avevamo ricevuto a suo tempo. Abbiamo ereditato una situazione di conti pubblici devastata, dove il ministro delle Finanze Giorgetti ha trovato a rischio i conti pubblici in forza di alcuni provvedimenti scellerati approvati dal governo di centrosinistra. Tra questi, sia il reddito di cittadinanza che è stato elargito, non contestiamo il principio del reddito di cittadinanza, ma Il modo, il sistema contestiamo il modo in cui è stato del dato. sistema Veniva prima erogato e poi e venivano poi fatti i controlli. accertati e dopo Ci sono accertati. una serie di procedimenti penali avviati ex posto, ma i soldi sono stati già erogati a persone che non ne avevano assolutamente diritto. Quindi questo governo ha Ma trovato mi dica una cosa, la verità, ma Prego. secondo lei stanno veramente accertando a chi ha dato a chi ha ricevuto i soldi? E gli stanno facendo dei controlli, perché mi risulta che poi alla fine non saranno mai in grado di restituire questi soldi. Questi soldi purtroppo, ahimè, secondo me, Verranno persi. E alcune categorie sociali non saranno in grado di ne restituirli. pagheranno penalmente chi l'ha ricevuto. Esatto, Allora mi sembra la Repubblica delle banane questo, quindi Giovanni, insomma. aggiungiamo a questo un vuoto economico che si è creato, aggiungiamo anche un bonus 110, Sì. che forse non È era stato sbagliato nel anche. principio di Ma fondo. non sono sbagliati come principio, Assolutamente. sono stati Erogati erogati anche male. senza il controllo Esatto, non c'è necessario. stato un controllo che sono proprio controllo, Esatto. non c'è il controllo. Denaro pubblico elargito senza il controllo preliminare. Cioè io prima devo capire se Giovanni De Grazia ha È i in grado, requisiti e e poi ti do il poi gli do i soldi, beneficio. invece no, qua è Invece stato io, tu dato. fai una domanda, io ti do i soldi e dopodiché ti faccio E il infatti controllo. abbiamo trovato le banche che hanno bloccato tutto, il sistema non ha Esatto. funzionato, Quindi, molte aziende hanno chiuso, le esattamente. impalcature sono rimaste ferme e Ottimo. abbiamo un cantiere Quindi, aperto per si tutta la. parte da una finanziaria che sarà approvata adesso nel documento del DEF che sarà approvata adesso preliminare a settembre, con una situazione in cui i conti pubblici sono imbrigliati, cioè ci sono state delle rinunce che abbiamo dovuto fare in corso d'opera perché purtroppo c'è questa situazione finanziaria un po' devastata. E nonostante ciò saranno portate avanti le riforme di cui abbiamo parlato. Anche su questo aspetto dobbiamo fare chiarezza, perché qui non c'è nessuno che vuole dividere l'Italia, che vuole penalizzare il Sud. Non è vero sull'autonomia differenziata, mi riferisco che ci siano situazioni governative finalizzate a potenziare il nord piuttosto che il sud. Ci sarà una situazione dove si danno maggiori poteri ai governatori, perché lo richiedevano già loro. Nelle conferenze Stato-Regioni, molti governatori chiedevano per esempio la delega sulla protezione civile che venisse data direttamente ai governatori, perché alcuni governatori dicevano: se succede una calamità, io non ho il tempo e devo avere la liquidità sul posto per poter intervenire. Questa era Una delle un'ipotesi. idee. Esatto. Il governatore Zaia, così come altri governatori, la chiedevano già questa cosa. Quindi il governo è andato a soddisfare questa esigenza mossa già dai governatori. Questo
Questo non significa che la Calabria sarà penalizzata rispetto alla Lombardia, come stanno facendo passare questo messaggio in automatico. Ci saranno una serie di livelli di programmazione economica che andranno a colmare quelle situazioni di divario che si potrebbero ingenerare dal nord rispetto al sud, e si colmerà con il governo centrale con dei soldi che verranno erogati al mezzogiorno. Quindi non c'è questo pericolo di penalizzare il sud, assolutamente. Così come per quanto riguarda la riforma del premierato. La riforma del premierato è una riforma che porterebbe la legge che abbiamo attualmente per come votiamo nei comuni per il sindaco, la stessa falsariga di quella legge verrebbe apportata al Presidente del Consiglio. Non si va né a impoverire i poteri del Capo dello Stato né a creare un uomo solo al comando, perché lo prevede la stessa Costituzione che ci sia una modifica di questo tipo. Quindi andremo a dare più democrazia, perché in sede di votazioni politiche indicheremo non solo i candidati alla Camera o al Senato, ma anche il Sindaco d'Italia, cioè il nuovo Presidente del Consiglio, per evitare quei giochi di palazzo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, con Presidenti del Consiglio mai votati, mai eletti, e che i giochi di palazzo ci hanno fatto vedere e che governavano l'Italia. Allora, ci ha portato lei, parliamo della politica locale. Sì. Io so che lei è molto attento, vedo la sua preparazione a livello nazionale, ci ha dato dimostrazione. Grazie. Non sono uno che fa gli esami, perché non sono in grado di giudicare. Ma è una chiacchierata, diciamo. Lei è un ottimo avvocato per quanto riguarda l'avvocatura della Lamezia Terme, perciò non ha bisogno di nessuna lezione. Però vedo che politicamente, nel suo partito è molto addentrato, per quello che succede ai palazzi di Roma è molto addentrato, perciò superata questa fase passiamo alla fase palazzo di città, certo. Palazzo di Lamezia Terme, certo, no? Certo. Come dicevo prima, si presume che arrivi un inverno caldissimo politicamente, sì. Ma Cesare Matarasso, Materasso, che poi ci conosciamo da una vita, esattamente, anche le nostre famiglie, le diciamo. Nostre famiglie hanno un legame particolare, no? Con papà che era direttore delle poste, insomma, è sì, una sì, storia. Ma anche tuo papà con mio nonno, molto amici. Hanno avuto una sì, storia. Sì, sì. Però parliamo delle generazioni del suo avvocato. Sì. Io gli do del lei perché. Cioè, no, ma. No, gli do del lei perché. Allora mi costringe a darti anche io del lei, del, no, lei, lei, del lei televisivo. Perché è un lei falso. Esattamente, diciamo, no? Esattamente. Però rompiamo questa cosa. Diciamo che tu, stavo dicendo, diciamo che tu, secondo me, dovresti occupare una posizione politica nel palazzo di città. Ma tu, personalmente, c'hai un'idea? Vorresti partecipare con il tuo movimento all'interno di un consiglio comunale, destra o sinistra che sia? No, sinistra no. No, no, sì, diciamo nel in, gruppo, in un'assemblea, diciamo, in un'assemblea complessiva. Vorresti fare parte e combattere in prima persona per i diritti del cittadino? Guarda Giovanni, allora io diciamo alla città ho dimostrato quanto tengo io a Lamezia e al suo comprensore. L'abbiamo visto quello al tribunale. Esatto. Ho dato un impegno civico senza alcun interesse, alcun ritorno, proprio in modo istintivo, perché vedevo che Lamezia non era difesa da nessuno. E quindi mi sono reso parte diligente per, tu sai benissimo, quei giorni l'hai vissuti anche televisivamente, sì, parlando, tutti insieme, là, no? Eccetera. Diciamo quindi, che era una battaglia di tutti. Esatto, quella era una battaglia di tutti. Non c'era una battaglia di qualcuno. Però quella battaglia andava innescata, perché altrimenti quel momento storico avrebbe fatto passare anche quell'evento, lo avrebbe fatto scivolare in modo passivo, come ne abbiamo subiti tanti altri alla Lamezia Terme, certo, nella storia, in silenzio. Io mi sono semplicemente limitato ad accendere una scintilla. Quella scintilla è stata frutto di un impegno e di un attaccamento in difesa del territorio. Basta, non se ne può più. Quindi quella perché si rischiava tanto il tribunale in quel momento, sì. Noi rischiavamo di chiudere il tribunale. Il tribunale era già soppresso, aveva ricevuto già un primo decreto ministeriale.
La nostra protesta ha acceso negli ambienti romani un campanello d'allarme importante che è stato decisivo nel rivedere la posizione di Lamezia. Che poi, oltre a rivedere la posizione della Lamezia, siete stati da Miccia per le altre posizioni delle altre città. Esattamente. Io nel coordinamento che avevo mi sentivo continuamente anche con altri presidenti di altri comitati civici, di cui qualcuno poi non ha avuto la nostra stessa fortuna, tipo il Tribunale di Rossano, ma non solo in Calabria, ma anche in altri Certo. in altre regioni. E quindi era un qualcosa di condiviso ed è stata una bella esperienza. Quindi da lì certamente l'impegno per questa città da parte mia ci sarà. In che misura e in che termini sarà oggetto di una scelta ponderata, perché è chiaro che in politica bisogna fare il passo in modo programmato e diciamo in modo condiviso anche nella squadra che stiamo creando. Noi stiamo organizzando un bel direttivo qui a Lamezia, ce lo abbiamo già, ma adesso sarà ancora di più puntellato. Si spera anche con l'avvicinamento di altre persone, perché la mia idea è quella di dare una ventata anche di novità alle prossime comunali. È importante, Giovanni, che ci sia un'apertura, in primo luogo verso i giovani, perché i La giovani, generazione Z, diciamo. sì, Giovanni, perché i giovani danno idee, danno freschezza, danno novità, danno entusiasmo. E questo è importante. Lamezia, questo. Danno carica di più anche a chi ha fatto politica. Esattamente, l'esperienza conta, ci mancherebbe, però la freschezza e la novità delle idee è da stimolo a tante cose. Quindi io mi auguro che sia un consiglio comunale nuovo, con una freschezza e un'autorevolezza importante. Perché da questo consiglio comunale Giovanni Lamezia deve partire con una fase politica nuova. Dobbiamo cercare di avere maggiori rappresentanti politici per la città, perché Lamezia in questo momento parte da una situazione un pochino svantaggiata, non ce ne nascondiamo. Non abbiamo rappresentanti a livello regionale, non abbiamo deputati e senatori, o meglio, abbiamo Abbiamo un Fugiuele. deputato Fugiuele che però è stato eletto in un collegio non No, di Crotone. lametino, certo, vive e risiede a Lamezia Terme, però è chiaro che noi quella componente la dobbiamo rendere più autorevole. Veniamo da momenti storici in cui Lamezia era molto rappresentata in tutti i tipi di istituzioni, il progetto è quello di creare una classe dirigente nuova Ce la presenti? che ci rappresenti, perché passa tutto da lì, per evitare che poi in futuro Lamezia non sia nuovamente penalizzata nel togliere questo o nel togliere quello. Quindi lo scopo è quello. Noi cercheremo di creare delle liste con persone competenti, preparate e, perché no, anche con qualche faccia nuova che possa, diciamo, determinare un consiglio comunale con stimoli diversi. Adesso, avvocato, si dimentichi di essere il dirigente Sì. del suo partito e mi parli come Cesare Matarasso, cittadino della Lamezia Terme, avvocato. Sì. Come vede l'amministrazione, come ha visto e vede ancora per tutti i mesi l'amministrazione Mascali, i risultati raggiunti o non raggiunti? Lei però si tolga Sì, mi tolgo dai panni di dai panni di politico, di dirigente politico, politico, dirigente eccetera, anche politico. se una premessa te la devo fare, comunque che diciamo sarà eloquente su quello che diciamo è il mio pensiero. Togliendo che i rapporti con Paolo Mascaro sono No, ottimi, allora i rapporti siete personali colleghi, con Paolo Mascaro in particolare, i miei professionisti. personali sono eccezionali, così come anche altri componenti della giunta, tra Diciamo con cui tutti il quasi. vice sindaco, che diciamo è un ottimo amico, e Antonello. tutti gli altri. Ma questo esula, diciamo, dalla Certo. valutazione. Fratelli d'Italia è stata con coerenza 5 anni all'opposizione. Quindi questo già ti fa capire che molte cose non sono state condivise sia dal mio partito e sia anche personalmente da me. Dunque, si veniva da una situazione storica un pochino difficile. Il comune aveva una situazione di bilancio e finanziaria molto precaria. E questa amministrazione ha fatto dei passi per cercare di, dal punto di vista finanziario, migliorare i conti pubblici,
diciamo, sono state fatte una serie di situazioni importanti e bisogna dargliene atto. Quello che diciamo è la mia critica maggiore è sulla situazione della gestione dei servizi pubblici essenziali in città. Prima cosa, mi riferisco diciamo, con tutte le difficoltà economiche che l'ente aveva, in ogni caso ci sono stati servizi non adeguatamente offerti in città. Mi riferisco alle erbacce, mi riferisco a... La normale amministrazione. Esatto. Cioè, queste, non so, queste sono situazioni basilari che un'amministrazione non può non erogare. Diciamo che sono perse nelle cose piccole. Esatto. In più a tutto questo, in un percorso diciamo programmatico amministrativo, mi sarei aspettato una visione politica della città su un qualcosa di più importante. Perché? Premesso quello che ho detto, cioè si partiva da una situazione molto precaria, però poi andava programmato, a mio avviso, qualcosa che facesse emergere Lamezia come città autorevole, come comune autorevole di tutto il comprensorio. Si poteva valutare, diciamo, con un impegno diverso, ripeto, qualcosa che avrebbe comunque disegnato una visione di città dal punto di vista politico-amministrativo per far capire che Lamezia è capofila sia sulla costa, sia nell'entroterra, come comune grosso che può essere da traino a tutti gli altri comuni dell'Interland. Questo non lo abbiamo registrato. Quindi questa è la critica maggiore che io mi sento di una critica costruttiva, ci mancherebbe, perché secondo me Lamezia deve avere quel ruolo importante che in questi anni non ha avuto. Forse anche un po' l'isolamento politico ha determinato questo. Perché non veniamo più da quegli anni in cui la politica non aveva ruolo. Adesso la politica ha ripreso le posizioni che un tempo aveva, senza i partiti non si va da nessuna parte, abbiamo un governo regionale molto attento, che tiene in considerazione Lamezia Terme, assolutamente. Però la entrata di Paolo Mascali in Forza Italia come la vede innanzitutto? Ma io questa entrata di Paolo Mascali in Forza Italia la vedo bene. Forse è stato sbagliato il momento storico in cui è stata fatta. Sembra fatta, non lo so. Ma secondo me andava fatto un po' prima. Andava fatto un po' prima perché, ripeto, Giovanni, la politica ha ripreso quelle posizioni importanti. Molto prima di esattamente. Adesso. Avremmo beneficiato di alcune cose. Di alcune cose che purtroppo abbiamo perso, però adesso viva Dio si è capito diciamo che Lamezia deve tornare a fare quel percorso politico. Il centrodestra è attento a Lamezia Terme, perché io sono sicuro che nella valutazione del candidato a sindaco, anche tra le nostre forze di centrodestra, ci saranno valutazioni che non saranno prese solo a Lamezia Terme, ma perché Lamezia è il centro grosso che andrà prossimamente alle votazioni e quindi interessa non solo alla politica regionale ma anche alla politica nazionale. Avvocato, la nostra città molte volte è penalizzata da tante cose, sia a livello provinciale, regionale, nazionale, insomma. Lei ne posso parlare perché si interessa continuamente alla sanità. Sì. Sappiamo la sanità come è messa alla Lamezia Terme. Cioè veramente è messa male in tutta Italia, in Calabria in particolare, ma poi a Lamezia, non ne parliamo. E l'altro giorno parlavo con il dottor Ferrari, responsabile del 118, che ne ha detto di cotte e di crude, giustamente, per salvaguardare il diritto del cittadino. Certo. Però il nostro ospedale non c'è mai quella, diciamo, quello slancio, non gli danno mai lo slancio per essere un ospedale. Eppure la struttura più grossa che abbiamo in Calabria, no? Certo. Potrebbe avere degli spazi enormi di lavorazione, di medici, dei posti letto, di tutto. Perché la politica si interessa sempre poco del fatto sanità? Ma guarda Giovanni... Mi faccio questa domanda perché so che lei si interessa. Sì, no, assolutamente. Questo è un aspetto, ovviamente io vivo a Lamezia e vivo le difficoltà di questo territorio e conosco bene, diciamo, le varie dinamiche.
Allora, noi partiamo da una situazione però comunque disastrosa della sanità in Calabria, dove abbiamo avuto una serie di commissariamenti con commissari incompetenti designati dai governi precedenti. Abbiamo visto tutto quello che è successo. Benissimo. E adesso per la prima volta siamo riusciti ad avere il governatore nominato commissario, cioè una persona che sa le problematiche vere della Regione Calabria e quindi che è in grado di stabilire alcune situazioni. Il governatore si sta spendendo per cercare di colmare la situazione disastrosa che ha trovato, con una serie di provvedimenti. Sono stati criticati i medici cubani. L'alternativa era che alcuni pronti soccorsi sarebbero stati totalmente chiusi, con una domanda che veniva non più fornita sul territorio. Quindi, criticabili, non capiscono la lingua, perché vengono loro e perché non si prendono altri medici. La situazione era allarmante, cioè l'alternativa era abbassare la saracinesca in alcuni pronto soccorso. Quindi, viva Dio, si è inventato questo Intanto tipo di problemi. Le altre regioni ci hanno chiuso i rubinetti. Esatto. Noi ci trovavamo senza sanità. Esatto. Cioè, avremmo, già c'è un'emigrazione sanitaria importante, l'avremmo aumentata molto di più. E non è tutti bloccata nelle altre regioni, tipo Emilia. Per avere un ricovero adesso è difficilissimo. Esattamente. Però c'è anche la riflessione che non tutti possono permettersi di prendere un volo o un treno e andare in un'altra regione per curarsi. Quindi avremmo avuto una sanità compromessa, un livello di salute essenziale compromesso in Calabria e quindi ha cercato di colmare questa situazione. Ora, Lamezia ha una situazione di debolezza rispetto agli altri presidi ospedalieri. Ma questa è una situazione storica ormai incancrinita nel nostro ospedale. Adesso io batto molto su questa cosa. La situazione sanitaria a Lamezia è molto collegata alla debolezza politica del territorio. È necessario che Lamezia abbia e avvii una stagione politica importante per difendere la sanità, per difendere l'aeroporto, per difendere tutte quelle situazioni che abbiamo. Che la legge ha diritto. Abbiamo, allora, non solo abbiamo diritto, ma rispetto alle altre aree del territorio. È più centrale. Non voglio fare nessun ragionamento campanilistico, perché io sono il primo a dire che se c'è da fare un'area centrale allargata insieme a Catanzaro. C'è. Io sono favorevolissimo, perché siamo vicini, perché abbiamo un'area metropolitana di Reggio Calabria, avremo Cosenza che accrescerà sempre di più il suo potere, perché da qui a poco partirà il referendum per unire i tre comuni di Rende, Cosenza e Castrovillari e Castrolibero, quindi avremo un'area forte anche nella provincia di Cosenza. Noi saremo stritolati tra queste due aree che comunque tenderanno a togliere, diciamo, a quello che ha l'area centrale. Certo. Quindi io sono il primo a dire che per dare una qualità maggiore di vita, se è necessario un'area metropolitana allargata nell'area centrale della Calabria, io sono il primo e mi spendo per questo. E Lamezia ha tutti i titoli, abbiamo un aeroporto. Lo diciamo che Lamezia, proprio per il fatto che è centrale, dà fastidio alla politica. È centrale, alle altre città. Ha delle posizioni che ci ha donato il creatore, la natura, e nessun altro, e che comunque nessuno ci potrà togliere, che sono la nostra forza di partenza. Tutto questo va saputo gestire e valorizzare. E noi Lametini fino adesso siamo riusciti a farlo molto poco, Giovanni. Quel sogno di Perugini è rimasto ancora un'incompiuta. Cioè l'autorevolezza di Lamezia Terme... Che voleva il senatore. L'autorevolezza di Lamezia Terme, la fusione dei tre comuni, aveva un senso per dare forza a quest'area centrale della Calabria. Ci siamo riusciti solo in parte, ottenendo poco rispetto a quello che era il disegno originale. Quello che voleva essere il senatore. No? Non abbiamo avuto l'università, non abbiamo avuto alcuni uffici, abbiamo ottenuto l'aeroporto perché non c'era altra area dove poterla fare. La domanda era questa mia, mi domando, voi avete fatto una battaglia? Sì. Abbiamo fatto, ma diciamo che il merito è più vostro, avvocati. No, non l'abbiamo fatta, l'ha fatta la città. La città. Ecco, c'era la partecipazione della città. Esatto. Della città che voleva a tutti i costi il tribunale, esatto, che non andasse via della Lamezia Terme, no? E ci siamo riusciti in un certo modo, esattamente, insomma, con i vari incontri che avete fatto voi, sì, sì, sì. E l'occupazione, mi ricordo, sì, esatto, gli avvocati che si chiusero dentro, sì, sì. Insomma,
anche molte volte dura, esatto, però molto civilmente. Esatto. Ma perché, dico io, santo Dio, abbiamo avuto la possibilità di farlo anche per l'ospedale? E quelli che mancavano alla protesta dell'ospedale, io ero presente con la telecamera, non erano proprio i medici presenti, non erano proprio gli operatori presenti a salvaguardare quella battaglia. È vero. Insomma, non c'è stata la partecipazione. Allora, alla Lamezia è la stessa cosa. Sì, sì. Si ripeterà per l'aeroporto, mi auguro di no. Certo. Però bisogna chiarire questo sull'aeroporto, perché io, diciamo, tu hai ragione, ci sono delle persone che si lamentano e basta, però poi quando c'è da prendere, diciamo, e da scendere in piazza, latitano, non ci sono, non te le trovi. Ma questo, diciamo, è un po' la componente sociale, locale, che non risponde nei momenti in cui, diciamo, c'è da battere i pugni sul tavolo. Sull'aeroporto però dobbiamo fare un po' di chiarezza. Io in questi giorni sto leggendo anche la stampa, si parla di una polemica innescata con Reggio Calabria per, sì, per il fatto di Ryanair. Ok, allora facciamo un po' di chiarezza, perché così si comprende un po' l'autorevolezza dell'aeroporto di Lamezia Terme. È un po' la gente, allora, non ha capito tanto. Esatto. Secondo me questa è una polemica sterile, campanilistica, che non porta da nessuna parte. Lamezia è autorevole ed è il primo aeroporto della Calabria. È tra i 12 aeroporti strategici nazionali, è con decreto. È più sicuro d'Europa. Okay. Abbiamo una forza, diciamo, sia di atterraggio che di volo, quando ci sono problematiche meteorologiche, da Catania, da Reggio, sì, vengono tutti a Lamezia Terme. E quindi Lamezia, diciamo, è importante, lo sarà, e nessuno, diciamo, ha intenzione di creare problematiche. Anche il governatore Occhiuto tutela, sì, l'aeroporto di Lamezia Terme. L'ha detto anche durante l'inaugurazione. Assolutamente. Lo dimostra il fatto che in 6 mesi è stata realizzata una nuova area partenze, molto bella, laddove avevamo una tendopoli con un canone 20.000 euro mensili pagati da SACAL a una società privata. Si continua a pagare, però ancora per poco. Ancora per poco. In 6 mesi ha realizzato una nuova area partenze, certo, di eccellenza. Saranno fatti altri lavori. Dov'è che deve stare attenta alla politica lametina? Sul CDA di SACAL. Lo stiamo rimandando, da qui a breve dovrebbe esserci, perché una componente del comune di Lamezia Terme all'interno del CDA di SACAL è fondamentale, perché le decisioni vengono prese sì in regione, ma il CDA della società è importante che ci sia una figura lametina che possa, diciamo, autorevole, che faccia sentire la sua voce. Esatto. Ma in difesa di questo territorio, l'aeroporto è nel comune di Lamezia Terme, l'aeroporto deve essere maggiormente coinvolto all'interno del tessuto urbano di Lamezia Terme. Giovanni, tu sai benissimo, perché con la tua televisione non ti spendi, se tu fai delle interviste a chi scende allo scalo di Lamezia Terme e gli dici se conoscono, oltre all'aeroporto, la città di Lamezia Terme. Io ho fatto il servizio apposta. Ma per questo io ti sto ricordando questa intervista. Te la ricordo. Perché? Dicevo, è il territorio della Lamezia, ma le conosco questo, Lamezia Terme, sono l'aeroporto. Quindi, no, quindi il comune deve avere non solo una presenza autorevole all'interno del CDA, ma deve coinvolgere di più il tessuto urbano con il suo aeroporto. Già. Cioè, chi scende a Lamezia Terme deve sapere che lì non è uno scalo aeroportuale o di partenza per altre vie, ma che ha una città, che ha un'offerta culturale, enogastronomica, da conoscere, da scoprire. E negli altri aeroporti, quando tu vai a Bergamo, vai in un piccolo aeroporto, così come quello delle isole greche o di altri posti, la gente conosce l'aeroporto, ma si approccia a quello che c'è fuori l'aeroporto. Certo. Sia come specialità locali, sia come offerta culturale. Noi su questo non abbiamo mai attivato un qualcosa che faccia capire ai passeggeri che Lamezia è una città. Un percorso culturale ben atteso. Esattamente, diciamo. Esattamente. Quindi questo è fondamentale. Non possiamo lamentarci che Reggio ha avuto più accessi in questo periodo rispetto a Lamezia. D'altronde Reggio, la polemica dove sta? Perché la Ryanair ha deciso di fare
l'assistenza degli aeromobili su Reggio. L'hub era previsto su Lamezia ed è stato spostato su Reggio. Reggio Calabria. Ma stiamo parlando delle officine che controlleranno gli aeromobili, sì. No? Ma questo serve per agevolare anche l'aeroporto di Lamezia, certo. Perché se no si intasa tra l'antincendio, perché abbiamo i Canadair, sì. Abbiamo diciamo manutenzione degli aerei Ryanair, voli che arrivano continuamente, arriverà a un punto di intasamento. Allora, in questo caso sono d'accordo, hanno cercato... Lamezia avrà gli hangar di Ryanair. Esatto. Sakal ha cercato di far lavorare un po' tutti, lo dico a parole mie, certo. Un po' tutti gli aeroporti, parliamo di Crotone e Reggio Calabria. Esatto. Reggio Calabria che avrà i suoi voli perché è una città metropolitana, non dimentichiamoci, però diciamo ci agevolerà molto con la manutenzione degli aerei. Esatto. Invece per quanto riguarda l'antincendio si sposta a Crotone, perché là è una cattedrale nel deserto. Pensate che a Crotone arrivano due voli al giorno. Esattamente. E tenere aperto un aeroporto senza qualcosa che funzioni realmente sono soldi sprecati delle nostre tasche. Ma Giovanni, allora diversifichiamo un po' tutto. Lavoriamo un po' tutti insieme. Su questo va capito però una cosa importante. Si parlava, se ti ricordi, qualche anno fa anche di un altro aeroporto della Sibaritide. Sì, allora, sì. La Calabria fa 2 milioni di abitanti. Ci sono regioni molto più importanti di noi dal punto di vista numerativo, certo. Che però hanno un solo barra due aeroporti. Sì. Noi dobbiamo avere un aeroporto ogni provincia, non esiste proprio. Sì. Abbiamo un aeroporto che è quello di Lamezia, che è l'aeroporto principale, ma è principale perché se le vie di comunicazione funzionano bene, da Lamezia arrivi e parti in 15, mezz'ora, 20 minuti, raggiungi un po' tutta la Calabria. Quindi strategicamente Lamezia ha questa posizione baricentrica che nessuno la potrà togliere e verrà sempre più potenziata. Sta a noi. Far rendere questo aeroporto ancora più importante e più autorevole e che crei posti di lavoro ed un'economia sul nostro territorio. Ma qui va fatta una politica di raccordo programmatica dalla città verso il suo aeroporto. Bene, avvocato, il nostro tempo a disposizione per oggi è finito. Bene. Io mi auguro durante questo inverno di averlo parecchie volte. Con grande piacere. Noi partiremo con una nuova trasmissione con Maria Chiara Caruso che farà anche l'inchiesta sui servizi, per esempio. Poi lo spiegherà Maria Chiara molto chiaramente in una puntata che faremo. Se si parla dell'aeroporto faremo diciamo un'inchiesta sull'aeroporto, sì. Un video e tutto, sì. Interviste, sarà più completo su tutto, perciò e ci avviciniamo alla politica, diciamo la stagione di politica amministrativa importante che stiamo per vivere. Ci saranno degli approfondimenti. Bene. Perciò la trasmissione dovrà essere partecipi di tutti, chi vuole bene la città. Certo. Perciò questa trasmissione, la televisione STV, Globo TV, si metterà a disposizione della città, dei politici e dei cittadini. Bene. Noi dobbiamo stare tutti insieme, perché penso io, lasciando stare opposizione, vincitori, certo, non vinti, certo. Solo così usciremo fuori. Condivido. Avere una grande città con mentalità aperte, esatto. E sviluppo per i giovani. Vedi Giovanni, noi impegnati in politica non abbiamo che da ringraziarti da questo punto di vista, perché il confronto sano è sempre fonte di crescita, mai di divisioni. Quindi se ci sia una finestra importante, come quella che tu vorrai creare, dove ci sia un confronto... Noi abbiamo sempre creato poi, adesso, adesso la stai potenziando ed è giusto che sia così. Certo, vieni da lontano e quindi sai come dare il taglio giusto in questa fase storica della città. La tua collaborazione comunicativa sarà fondamentale per fare crescere questo territorio. E noi ti ringraziamo. Bene, avvocato, mi auguro di vederci presto. Assolutamente. Quando ha qualche idea, qualche iniziativa, le relazioni nostre sono sempre aperte, il mio telefono sa qual è. Perfetto, grazie. È a disposizione per quanto riguarda sia il suo movimento che come lei personalmente gli studi. Grazie. Può fare uso che vuole, certo. Perché è di tutta la televisione. Grazie, grazie. E ci vediamo la prossima volta. A presto allora. Per va bene. Vi ringrazio con Info Magazine e ci vediamo la prossima volta.